Okay, well, yeah, I also want to thank everyone for coming and giving us an opportunity to also make an important exchange. Giving us the important opportunity to exchange our experiences and the current moment of what we're thinking about politically in the United States. Anch'io vorrei ringraziarvi per la possibilità di discutere, avere uno scambio su questa questione, su questi temi che sono cruciali del dibattito politico oggi. And so yeah, I also want to speak about the development of international solidarity, which sometimes is very hard won, and other times, for example, in Occupy was an immediate phenomenon. E vorrei anche discutere delle esperienze di solidarietà internazionale che a volte sono difficili, è difficile che prendano forma, ma altre volte sono molto semplici, come è stato per il movimento Occupy. So I thought what I would do is offer a brief description of the organizational development of Occupy since its beginning to this moment now. Vorrei cominciare con una breve descrizione del movimento Occupy dall'inizio fino ad oggi. And then, of course, speak a little bit about the development of the politics of debt refusal. Vorrei poi discutere dello sviluppo dei discorsi e delle politiche di rifiuto del debito. But also bring a perspective on the Quebec student strike that's been developing for the last 100 days. E anche discutere dell'esperienza degli studenti, delle lotte degli studenti in Quebec degli ultimi mesi. Okay, yeah, because I think a lot of these experiences need to be translated, and it's not so simple to translate some of these things because I think they are also quite immediately rooted in a specific context. Queste esperienze devono essere tradotte non soltanto perché sono immediatamente radicate dentro l'esperienza in cui prendono forma. So, for example, something that can seem mundane or quotidian in the organizing in Bologna, for example. No, say again. Something that can seem very ordinary. Qualcosa potrebbe sembrare veramente comune dentro il dibattito, per esempio in Bologna. Can have an immediate and powerful effect in the United States. Che possono avere un effetto immediato e potente negli Stati Uniti. And perhaps also. E anche viceversa. Yeah. So the first thing I would say is that the form of organization that the Occupy movement has adopted has been its a singular strength. La prima cosa che vorrei dire è che è quella della la forma di lotta che ha preso forma nel movimento Occupy ha una forza singolare. And I think as Celia mentioned after the crisis in the beginning of 2007-2008, there was a period of silence before what we saw in the United States as the first popular response to the crisis, which is Occupy. Come già diceva Silvia, questa è stata la prima risposta popolare negli Stati Uniti dopo gli anni di crisi del 2007-2008 fino. But of course, between 2007-2008 and the present, there was also an emerging student movement that was occurring. In New York City, in California specifically. Tra il 2007-2008 e oggi va anche considerato che in quest'arco di tempo ci sono stati dei movimenti studenteschi emergenti, soprattutto a New York e in California. But it was a very short-lived movement, and it was even though it was the first response to the crisis, and it took as its focus the austerity that it was experiencing and developing a politics that was organizing against austerity and budget cuts and debt. Sono state, per quanto siano state esperienze anche limitate nel tempo, però si sono proposte come una risposta all'austerity, ai tagli di bilancio e alla crisi. It wasn't a struggle that was able to make debt and other sort of material issues at the center of its struggle. Non sono state però lotte che sono state capaci di mettere al centro delle questioni in gioco il tema del debito e altre questioni centrali rispetto agli studenti. And in fact, in the Occupy movement that began in September of this last year, there wasn't a singular central issue either. E neanche nel movimento Occupy che è partito lo scorso settembre c'è stata una single issue, una questione centrale specifica. And in fact, while that was
a certain form of weakness in the student movement in 2008-2009 cycle. This time with Occupy it actually became a form of potential. È quello che diciamo nei movimenti studenteschi degli anni precedenti era stato un momento di debolezza, è diventato invece un momento di forza dentro Occupy. Mm-hmm. And so the first thing I'd say that's important about the Occupy movement in New York City is that prior to September 17th, we didn't really have a practice of organizing in general assemblies. La cosa che particolarmente su cui vuole insistere è il fatto che prima del 17 settembre a New York, negli Stati Uniti, non c'era una grande pratica di assemblea. It was a very new experience. The previous summer in July or so, we started looking at the experiences of our Spanish comrades around the May 15th movement, and of course before that the Egyptian Revolution and the use of these general assemblies. L'uso delle assemblee generali è stato, diciamo, nel corso dei mesi precedenti, quindi di luglio e di agosto, in qualche modo studiato o analizzato attraverso le esperienze del movimento 15M in Spagna e le esperienze nordafricane. And so we tried a very simple thing, which is to have general assembly in a public space. E abbiamo provato ad avere una cosa molto semplice, un'assemblea generale in uno spazio pubblico. And this is what allowed us to, for the first time, have a much more open character to call people to come together to discuss the very different issues that they're facing in the crisis. E questo è stato quello che ci ha dato la possibilità, che ci ha permesso di avere un'assemblea in uno spazio pubblico, quindi permettere a tanta gente diversa di entrare a far parte della discussione, quindi discutere le questioni legate alla crisi. And this was the central experience in the first 3 months of Occupy Wall Street, which began September 17th until the eviction 3 months later. E questo è stata l'esperienza più importante, più significativa nei primi tre mesi di vita di Occupy, dal 17 settembre fino allo sgombero 3 mesi dopo. In the beginning, the assemblies were maybe just a few dozen or so. All'inizio le assemblee erano alcune centinaia. But very quickly, the assemblies became every night and many hundreds of people. Ma subito le assemblee divennero sono diventate c'era un'assemblea ogni sera a cui partecipavano migliaia di persone. And this was a very new and important experience in New York City, but also something that generalized. E questa è stata un'esperienza nuova e molto importante non soltanto a New York ma più in generale negli Stati Uniti. Of simply being in a public space and encountering different people who have different experiences of the same crisis. Semplicemente trovarsi nello stesso spazio con delle persone differenti che avevano rispetto alla crisi delle esperienze differenti. So the first 3 months of Occupy Wall Street in New York City was centered around organizing the space of Zuccotti Park. I primi 3 mesi sono stati dunque concentrati nell'organizzazione di Zuccotti Park. And immediately there were many different autonomous initiatives of organizing within the park, from creating a media center to a kitchen to a library and a number of different. E immediatamente differenti esperienze autonome all'interno di Zuccotti Park si sono sviluppate, quindi organizzare una cucina, una libreria, il media center e così via. And there also emerged the General Assembly as the main space for decision making in the movement. Ed è anche emerso il fatto che l'Assemblea Generale era il momento decisionale principale di tutto il movimento. And also of course the device of the people's mic. E anche lo strumento del microfono people mic, non so come si chiama, il microfono del popolo. È I'm unaware if it's something that's been used in Italy as well, or if there was any need for it. But it's something. Non so se è qualcosa che è in uso in Italia o è qualcosa di completamente nuovo. Posso risponderti? Si sa che right now people know what this is because experience, but it was not something that never happened. It's a very small technique to solve the question of how you can amplify your voice. When we visit comrades in Occupy Oakland, they have no interest in this because they are still permitted to use a bullhorn. È qualcosa che ci permetteva di superare l'impossibilità di parlare attraverso un microfono in uno spazio pubblico, ma è qualcosa che quando abbiamo incontrato altri compagni a Oakland era qualcosa di cui loro non avevano bisogno perché loro potevano usare, perché in California è permesso l'uso del microfono, dell'amplificazione. But I mentioned the people's mic not to focus on a very small technique or, you know, to fetishize any organizational forms that emerged in Occupy. Menzionare
il megafono umano non è per feticizzare questo strumento, ma per parlare di differenti tipi di soggettività che si producono dentro questa esperienza. Which is also the power of the General Assembly that we had in New York City. Che è anche il senso del potere dell'Assemblea Generale che si è dato a New York. Which is to say, when anyone comes and speaks, everyone has to repeat the same phrase. Che vuol dire quando uno in assemblea prende la parola, parla, tutti gli altri ripetono quello che so, dice. Even in a micro-political moment, we have the ability to resonate as a singular body what anyone is saying. E in un momento micropolitico c'è la possibilità di ragionare tutti insieme come corpo unico. And so there was a period in the first 3 months of Occupy Wall Street where all the politics were centered on organizing and reproducing the space of Zuccotti. Nei primi tre mesi ogni discorso, il momento della politica era finalizzato a organizzare e riprodurre lo spazio di Zuccotti. And it became a very important laboratory for developing the movement. E questo è diventato un importante laboratorio di sviluppo e crescita del movimento. But there were more questions produced than answers. Ma ovviamente sono state prodotte più domande che risposte. But the biggest victory of that moment, which is just 3 months. Ma la maggiore, la più importante vittoria di questo periodo, in questi tre mesi. Is to crash through the glass fortress of imagination. Di rompere la fortezza di cristallo dell'immaginazione. And for this we paid a big price. The police repressed us and attacked us. E per questo abbiamo pagato un alto prezzo in termini di repressione poliziesca. And so there was a certain impasse with the organizational form just in Zuccotti. C'è stata una sorta di impasse nelle forme di organizzazione a Zuccotti Park. Because it became a fight with the police every day. Perché diventava ogni giorno un momento di scontro con la polizia. At the same time, there were also initiatives developed to take the popular assemblies into other neighborhoods. E da qui è partita anche l'iniziativa di avere altre assemblee, altri momenti assembleari in altri quartieri. And as Sylvia mentioned, there are popular assemblies in many different neighborhoods, dozens actually across New York City. E come diceva Silvia, ci sono nate diverse assemblee attraverso la città di New York. But when Zuccotti was evicted in mid-November, November 17th. Quando il 17 novembre Zuccotti Park è stato sgomberato. It was regarded on one hand as a huge setback for the movement. La prima cosa era il rischio di come si dice? No, è stata vista da una certa. È stato visto come la fine del movimento, da un certo punto di vista. But on the other hand, also an opportunity to change the terrain. Ma è stata anche un'opportunità per cambiare, forse maybe to go beyond the impasse, per andare oltre l'impasse. So there have been a few initiatives. There had already been existing prior to the Occupy Wall Street experience, but also during it, a few different initiatives, such as reclaiming evicted houses. So, dunque alcune esperienze che si erano già date all'interno di Occupy si sono in qualche modo uscite fuori, come per esempio la resistenza agli sgomberi. But the main initiative for this, what now we can describe as the second phase of this Occupy Wall Street. Ma molte delle iniziative di questa seconda fase di Occupy Movement was organizing towards May 1st, May Day. Sono stati organizzati attraverso May Day. And so there was a call made for making May Day a general strike. È stata fatta una chiamata, una call per fare il primo maggio uno sciopero generale. And once we were evicted from the park, e quando siamo stati sgomberati dal parco, we began organizing for a 6 months period, literally underground, oftentimes in the basement halls of the unions. Ci siamo letteralmente organizzati in modo underground, ovvero sotterraneo, ovvero dentro gli scantinati delle union, dei sindacati. And of course in some other public spaces and in the universities. E anche in altri spazi pubblici e nelle università. With the idea of building up a process where we can develop
the organizational capacity to have a general strike on May Day. Con l'idea di sviluppare un processo politico capace di avere un sopro generale May Day. So the central figure of Occupy Wall Street, which was the 99%, was now used in the imagination for a general strike to be a figure that we would sort of withdraw. Quindi la figura, diciamo, centrale del movimento Occupy, che è il 99%, diventava dunque la figura attraverso cui organizzare lo sciopero generale. May Day in the United States was very significant in 2006 because it was the organization of immigrants for their rights against the criminalization of the... Il May Day del 2006 a New York è stato molto importante, negli Stati Uniti complessivamente è stato molto importante perché c'è stata una grossa risposta dei migranti che si sono mobilitati contro i processi di criminalizzazione della riforma sull'immigrazione che andava in atto in quegli anni. And just how the May Day in 2006 was organized to be a day without the immigrant, in 2012 May Day was organized through Occupy Wall Street to be a day without the 99%. E come il 2006 era stato organizzato all'interno degli Stati Uniti come un giorno senza immigrati negli Stati Uniti, il May Day del 2011 è stato organizzato come un giorno senza il 99% dentro Wall Street. So you have a sense of the desire for an organizational and compositional expansion from the figure of the migrant to now something much much larger than 99%. Quindi si può in questo percepire il senso di crescita, di espansione che si dà dentro la partecipazione al primo maggio dalla figura del migrante nel 2006 al 99% nel 2011. Del 2012, sì, continua a dire 2011, ma è 2012. But in fact, there were a lot of organizational disconnects within the Occupy movement that prevented, even in the phase of it being in Zuccotti Park, but then the next six months of organizing for May Day, prevented that compositional expansion. E anche alcune organizzazioni, alcuni gruppi politici che erano rimasti fuori dall'esperienza di Zuccotti Park nei sei mesi che sono seguiti dallo sgombero fino al primo maggio, sono confluiti dentro per costruire questo sciopero generale del primo maggio. And so while we organized many different activities on May Day and tens and tens of thousands, perhaps 40,000 or 50,000 came and marched on the street, still, we have to say that May Day was nothing like a general strike as we had hoped or imagined, or even saw in Spain, for example, just the week earlier, April 27. E per quanto abbiamo realizzato diverse iniziative, momenti di mobilitazione, e circa 40.000 persone hanno marciato per le strade di New York il primo maggio, non possiamo dire che ci sia dato uno sciopero generale per come poi lo abbiamo visto con le scorse settimane, per esempio in Spagna. I only mentioned these two moments of organizing in Zuccotti Park and then the next six months of organizing for May Day because these are the dominant two trends for Occupy Wall Street. Ho fatto riferimento a questi due momenti, l'organizzazione dentro Zuccotti Park e poi il processo di sei mesi di processo organizzativo per organizzare il primo maggio, perché sono due momenti cruciali, centrali del movimento cubano. And they both represent the same basic issue of how to bring different people who experience the crisis in the city together and how to organize at the level of making decisions and building a... Entrambi i momenti rappresentano una modalità di tenere insieme differenti persone sulle tematiche della crisi e come sperimentare nuovi processi e modelli organizzativi. So as we were thinking of a general strike in New York City, and it was a call that was made for many different cities across the United States, over 100 different cities were accepting the call for a general strike and organizing as such, we were also thinking of the student strike in Quebec. Ok, e mentre si stava organizzando lo sciopero generale negli Stati Uniti con un'articolazione in diverse città, hanno risposto a questa con diverse persone, nello stesso tempo si stava costruendo, diciamo, un ponte con le lotte degli studenti in Quebec. The student situation in Quebec is not something that was familiar to many of us in the United States because there was no reporting on the situation, so many of us in the United States had very little contact or understanding of what has been developing in Quebec. Quello che stava succedendo in Quebec era in qualche modo poco noto agli attivisti e agli studenti
americani perché non ci sono grandi contatti fra attivisti, perché non c'era stata occasione di scambio e comunicazione di report delle lotte che si stavano dando. So even as we're thinking of organizing for a general strike closer and closer to May Day, we were thinking a bit more of an imagination of what would it mean to withdraw, what would be left of the city if 99% of it was withdrawn, all the labor. But we didn't necessarily know that at the same time, just north of the border, there was an actual practical struggle that was already organizing. E mentre noi stavamo pensando come portare fuori dal lavoro per il primo maggio un grande numero di persone, abbiamo pensato che giusto dall'altra parte del confine c'erano delle pratiche che in qualche modo andavano in questa direzione. So after May Day, even though we had some experience mobilizing people and everything, it was nothing that was able to launch Occupy Wall Street into a new phase after having lost the square. Ok, la grande mobilitazione del primo maggio effettivamente non è stata poi capace di rilanciare in avanti, di aprire una nuova fase del movimento Occupy. And even now that we don't have actual physical space that we're occupying, we still have to think of what the strategy of the movement is. E non avendo più uno spazio fisico da occupare, abbiamo cominciato a pensare quale strategia potevamo intraprendere. But still the central issue is how to recompose different people in the city experiencing a crisis. Ma l'istanza era sempre quella, ricomporre differenti persone, differenti esperienze della crisi in un momento comune. So there was a call just after May Day for a week of direct actions of different sectors of the city, so that in one week, instead of one day, all the different sectors coming together to organize a general strike, which did not happen, in one week, different sectors would bring up different issues. Il tentativo è stato quello di avere, dopo lo sciopero del primo maggio, di avere una settimana di mobilitazioni perché diverse esperienze potessero esprimersi e mobilitarsi. Quello che in qualche modo aveva fallito l'esperienza del primo maggio, cioè di tenere insieme in un unico momento diverse strategie politiche, diverse esperienze, veniva testato nell'arco di una settimana. But even still, because May Day failed to regalvanize the movement, there was a certain exhaustion that people were feeling with the Occupy Wall Street. Ma siccome proprio perché in qualche modo era fallita l'esperienza dello sciopero generale del primo maggio, anche l'esperienza della settimana successiva does not really work properly. That the movement's not growing. Yeah. Yeah, that it's without a strategy. Okay. Yeah. And so now many people in Occupy are spending this summer trying to think of a new strategy for the fall. And September 17th will be the 1-year anniversary, and so currently the idea is to reoccupy Zuccotti Park. Okay, nell'arco di questa estate ci siamo dati una modalità, quella di ripensare una nuova strategia da mettere in campo a partire dal prossimo 17 settembre, che sarà l'anniversario del primo anno di Occupy. So, we have no idea what will happen between the summer and what will happen on September 17th, and of course new strategies might emerge, but I just sketched this roughly to give you a sense of the cycle of where we began and where we currently are. Non ho idea di quali strategie potranno venire fuori durante l'estate, ma ho tracciato questo arco dell'esperienza di Occupy proprio per restituire un po' quello che è la possibilità di quelli che sono i punti in discussione adesso. But also to mention that one of the more recent things in the last few weeks, on May 22nd, we organized the Solidarity Demo with the students of Quebec. Una delle cose che è stata fatta negli ultimi tempi, il 2 di maggio è stata organizzata una manifestazione in solidarietà con gli studenti del Quebec. They were celebrating on May 22nd the 100th day of their unlimited general strike. Loro stavano celebrando i 100 giorni di sciopero generale. It's a strike that's been developing not just against, most immediately against tuition, proposed tuition hikes, but the provincial government's trying to. Questo sciopero è stato organizzato non semplicemente come risposta all'aumento delle tasse universitarie, ma come più complessiva risposta alle politiche del governo. It's a situation that we're facing in New York City too. The City University of New York City is facing very, very similar tuition hikes that are happening. E quello che sta accadendo per la City University of New York, che è pubblica.
della città di New York, è qualcosa di molto simile a quello che sta accadendo in Quebec. But Quebec, for very many important historical and political reasons, is a much, much stronger movement and has in fact been, we've seen the largest social movement emerge in any recent time. Ma per questioni storiche e politiche la capacità di mobilitazione degli studenti in Quebec è stata decisamente maggiore rispetto a quella di So we're trying to coordinate now a solidarity network with the students in Quebec in order to figure out how to coordinate our struggles into what we're beginning to see is a similar issue that we're facing in City University of New York and Quebec. Dunque adesso quello che stiamo facendo è quello di costruire una rete di collaborazione con gli studenti di Quebec per far sì che anche dentro la City University of New York si possano mettere in atto delle strategie capaci di muoversi in termini di generalizzazione dalla questione dell'aumento delle tasse a questioni più generali. And we're beginning to see also that the tuition hikes are not just an issue of their own, but they're directly related to the issue of debt, which more and more people are feeling. Perché la questione dell'aumento delle tasse non è una questione che è legata semplicemente alla questione del debito, alla questione individuale legata al debito, ma è il fatto che il debito è il problema cruciale, il problema generale dentro. And even though the Quebec student strike is happening just at the provincial level, just in Quebec, the government in Quebec is very careful of it spreading around. So they've passed a law called Bill 78, which is meant to break the student unions that are organizing these student strikes. La lotta in Quebec è localizzata perché non è in tutto il Canada, ma è soltanto localizzata nella regione del Quebec. Il governo, che è molto preoccupato di una espansione di questa lotta, ha recentemente passato una legge per cui rende illegale la sindacalizzazione all'interno delle università, perché il sindacato, questo lo dico io, ha avuto un ruolo importante dentro la crescita del movimento degli studenti in Quebec. And this law is targeting the same thing that we were experiencing in New York City as the power of this phase of organizing, which is the assemblies. And so the assemblies in Quebec have been the main organizing space for the general strike and has been what's been responsible for its generalization. No, say again. So the law is targeting the assembly specifically because that. Okay. La questione sta funzionando analogamente nella città di New York, dove c'è una legge che in qualche modo vuole impedire le cose delle assemblee, perché è l'assemblea che è lo strumento che permette la generalizzazione delle lotte. So the student strike, the student struggle in Quebec has absolutely generalized beyond just the university, and more people across, in Montreal specifically, but in Quebec in general, more and more different people are identifying with the struggle, which they see is not just about tuition, but a general attack that everyone is facing in this crisis. Le lotte in Quebec si sono generalizzate molto, molto rapidamente, soprattutto all'interno della città di Montreal, quindi nel Quebec e in particolare nella città di Montreal, dove c'è stata questa capacità degli studenti di porre la questione delle tasse come una questione più generale. And they're seeing that all the government can do is pass these austerity measures and then police any response. L'unica cosa che si fa è che il governo passa queste misure di austerity e risponde la polizia. La polizia And so even though it's a familiar story that we're very familiar with in New York City and certainly in California in the last few years, e questa è una storia che è molto familiare nella città di New York e in California negli anni più recenti. And even though we have the experience of organizing in Zuccotti Park and Occupy Wall Street, which has been a tremendous political boost. E anche se noi abbiamo la potente esperienza dell'occupazione dell'organizzazione di Zuccotti Park. Right now in New York City there's a possibility of reorganizing our movement in conjunction with Quebec because this to us seems like the most powerful anti-austerity. Adesso in New York c'è la possibilità di riorganizzare il movimento prendendo esempio, facendo un ponte con l'esperienza in Quebec, che in questo momento è la risposta più potente ai programmi di austerity.
And so in Quebec, students pay the least tuition that they pay across Canada. They pay typically one-third less what other provinces pay in tuition. In Quebec gli studenti pagavano come tasse la cifra più bassa all'interno di tutto il sistema canadese. And they also carry much, much lower debt than any other provinces in Canada, and certainly much, much lower than what we carry in the United States. E hanno accumulato un livello di debito molto alto per quanto più basso di quello che c'è negli Stati Uniti. And this is because they have an experience of organizing against these measures for decades. E questo perché loro hanno avuto per decenni esperienze di organizzazione di. And even though their tuition is proposed to go up just a small amount, they realize that every moment, every tuition hike that they lose is a permanent change. E anche se le tasse aumentassero di una piccola cifra, loro sono resi conto che questo comporterebbe un aumento del debito e con conseguenze più generali. Sì, più complessivamente. Cioè, anche se concentro poco, questo significa veramente un salto qualitativo negativo, perché da lì sì. Una delle possibilità che poi aumenti. Ok, sì. So they've been dismissed by the provincial government as being just greedy or bratish, or that since they pay the lowest tuition, they should just be able to pay a little bit more and equalize the rate of tuition across Canada. No, sì, I'm okay. The argument that the government has been dealing with them is saying that they are greedy. If they're fighting against this tuition hike, it's a moment of crisis, and everyone has to pay more. And in fact, they pay less than everyone else. So we should just standardize the tuition across Canada, meaning they would. Allora dice, nelle altre parti del Canada le tasse già ci sono. Allora il governo accusa gli studenti a Montreal di essere impossibile, di non accettare il fatto che ci sia un rapporto egalitario, che tutti paghino le stesse tasse. Ecco, la loro risposta è: noi invece non le paghiamo meno degli altri perché abbiamo lottato tutti questi anni. To which they respond, the reason our tuition is so low and the reason our debt is so low is because we've been struggling against this, and that's what everyone should do. And so we've been organizing, we've been having a possibility of this kind of organizing in solidarity with Quebec in New York City, which is also the possibility of creating a new strategy within the Occupy movement with a unified anti-austerity movement across the continent. E quindi l'idea di solidarizzare con gli studenti del Quebec e soprattutto per acquisire quelle strategie che ci permettano di fare una sorta di fronte comune contro l'austerity in Nord America a livello continentale. And so we've just begun in New York City having nightly marches as well, including the casserole marches, trying to raise awareness of the Quebec struggle, but also translate it into our own terms. There are more and more people wearing these red squares, which is a popular symbol of the. May 22nd, but every day since then. Ah, okay. Quindi a partire dal 2 maggio ci sono state diverse manifestazioni anche nella città di New York che solidarizzavano con gli studenti di Quebec e portavano il quadrato rosso che oggi è il simbolo delle lotte degli studenti del Quebec. And we've also organized now New York City debtors assemblies. Stiamo adesso organizzando un'assemblea di debitori a New York. With the idea, as George said,
getting past the moral regime around debt, which is one of extreme isolation and embarrassment and guilt. Con l'idea che già ne portava Giorgio di rompere il discorso sulla dimensione morale e sulla il senso di colpa legato al debito. And so the idea is to use these assemblies to not only educate within the movement the issues of debt and how it touches everyone's lives, but also to give a space to speak out so people can offer their experiences of it as well. Quindi l'idea di questa assemblea non è tanto di discutere la questione del debito, che è qualcosa che tutti quanti fanno esperienza, ma di prendere parola a partire dalla propria esperienza di indebitamento. Even though this initiative is brand new, the first one was just this previous Sunday, and it's an initiative that's coming out of the Occupy Student Debt Campaign, which is only a small area of a wider Occupy movement, it also represents now a much more popular initiative than anything that's happened. E anche questa esperienza è un'esperienza relativamente nuova, perché ha preso forma la prima volta la scorsa domenica, It also represents now a much more popular. Sta diventando sempre più popolare dentro l'esperienza del campus student debt campaign. So we're thinking of using this time this summer to organize what we're calling Solidarity Summer, an initiative to kind of coordinate our struggles in Quebec and also in Puerto Rico, which had a very important student strike in California, to recompose this area. But also solidarity in the sense that when you organize around debt, you are immediately making connections with other people. You're already making solidarity. Quindi quest'estate sarà organizzata intorno alla campagna Summer Solidarity. Solidarity Summer. Solidarity Summer, cioè solidarietà estiva, che vuole appunto creare questi rapporti, queste connessioni con gli studenti del Quebec, con altre lotte che si sono date in Porto Rico come conoscevano gli studenti e le lotte degli studenti in California, ma anche come momento di scambio, di contatto fra militanti in questo fuori dai recinti nazionali. And even though it's a new proposal and we're just beginning to organize this summer on it, and we don't know what will happen this fall, it already represents a new possibility for organizing. So we can see this sort of cycle from 1 year ago in Zuccotti Park, September 17. Ok, anche se non sappiamo quello che accadrà dopo quest'estate, che noi con le nuove strategie potremmo mettere in campo, però sicuramente c'è l'idea di questo arco che si è dato all'interno del movimento. And I don't mean to make a distinction between the occupation of physical space, which is very important, but but the issue behind occupation of physical space is also the question of recomposing different. Ma la questione dentro l'occupazione di uno spazio fisico è quella di come ricomporre più complessivamente il movimento. And now in this newest phase of organizing around the issue of debt, we have that possibility of. E in questa nuova fase organizzarci intorno alla questione del debito può darci una nuova possibilità. And so finally, I just so mentioned also that periodization in the cycle, that we're now on the horizon talking about what it would mean to have a debt strike. Okay, e a questo punto di tutto questo arco di temporale che ho descritto, stiamo discutendo che cosa può essere uno sciopero del debito. So that's all I wanted to say, just to give a sense of where the movement has been in the last 1 year and what the horizon is now. Questo era quello che volevo dire per restituire cosa è stato questo movimento nell'arco di questo anno e a che punto ci troviamo adesso. But also to mention the different ways in which international solidarity is playing ma anche per sottolineare le differenti forme di solidarietà internazionale che hanno preso forma. And so to also look eagerly toward a conversation when we can. E quindi per questo è importante avere una discussione qui in Italia su questi temi. Grazie. Grazie.